Allora, abbiamo raggiunto l'altezza necessaria, quindi 17-18 cm di altezza totale. A questo punto iniziamo con le diminuzioni. Nel primo giro lavoreremo 15 maglie a dritto e faremo la prima diminuzione lavorando due maglie insieme a diritto. Ripeteremo questa sequenza per tutto il giro, quindi 15 diritti e due maglie insieme lavorate a dritto. Il giro successivo sarà lavorato completamente a diritto. In questo giro lavoriamo 14 diritti e due maglie lavorate insieme a diritto per la diminuzione. E due maglie insieme a dritto. Ripetiamo per tutto il giro 14 diritti e due maglie lavorate insieme a diritto. Il giro successivo tutto a diritto. Nuovo giro di diminuzioni, lavoriamo 13 diritti e 2 maglie insieme a dritto. Ripetiamo per tutto il giro 13 diritti e 2 maglie insieme a dritto. Il giro successivo sarà tutto a diritto. Giro di diminuzione, 12 diritti e 2 maglie insieme. 12 diritti e 2 maglie lavorate insieme a diritto.
Ripetiamo per tutto il giro 12 diritti e 2 maglie lavorate insieme a diritto. Ecco, come vedete, le nostre maglie stanno diminuendo. Si forma la corona del cappellino e potete vedere benissimo tutte le parti in cui abbiamo lavorato le due maglie a diritto prese insieme, e che iniziano a formare le righe di diminuzione. Bene, questo giro va lavorato adesso tutto a diritto. Come avrete capito, ogni ferro in cui facciamo le diminuzioni sarà seguito da un ferro lavorato completamente a diritto. Nuovo giro di diminuzioni, lavoriamo 11 diritti due maglie prese insieme a diritto. Ripetiamo per tutto il giro 11 diritti e 2 maglie lavorate insieme a diritto. Il giro successivo tutto a diritto. Ora che le maglie stanno diminuendo man mano che lavoriamo, naturalmente inizieranno a tirare sul ferretto da 40 cm. A questo punto, se volete, potete passare al gioco di ferri a doppia punta e quindi dividere le maglie su di essi e lavorare più comodamente. Altrimenti, se continuiamo ad utilizzare il ferro circolare, possiamo fare in questo modo. Allunghiamo la parte con cui lavoriamo e continuiamo a lavorare in modo abbastanza agevole. Bene, a voi la scelta sul metodo da utilizzare. Io intanto termino questo giro tutto a maglia dritta. In questo giro di diminuzioni lavoriamo 10 diritti e 2 maglie prese insieme a dritto. Ecco qua, vedete, la metà delle maglie si trova sul retro, l'altra metà sul davanti e la lavoriamo. Comunque, ripetere questo giro lavorando 10 diritti e 2 maglie insieme a dritto per tutto il giro. Ferro successivo, tutto a diritto.
giro di diminuzioni, 9 diritti e 2 maglie lavorate insieme a dritto. Ripetiamo per tutto il giro, 9 diritti e 2 maglie lavorate insieme a diritto. Il giro successivo ovviamente sarà lavorato tutto a diritto. Allora, ho terminato questo giro a diritto. Per passare al prossimo giro di diminuzioni, aggiustiamo le maglie sul ferro. Quindi queste sono le maglie che abbiamo già lavorato, queste sono quelle che dobbiamo lavorare. Passiamo queste maglie sul ferretto, lasciando libero il cavetto di plastica in questo caso. Non dimentichiamo mai il nostro marcapunti e facciamo scorrere le maglie che sono in attesa in questo modo sul retro, dando spazio al ferro con cui dobbiamo lavorare a destra. Allora, reinseriamo il nostro marcapunti birichino e facciamo il nostro nuovo giro di diminuzioni. Ora dobbiamo lavorare 8 diritti e 2 maglie insieme a dritto, quindi 1, 2 maglie insieme a dritto. Ecco qua, ripetiamo per tutto il giro 8 diritti e 2 maglie lavorate insieme a diritto. Il giro successivo tutto a diritto. Giro di diminuzioni, lavoriamo 7 diritti e 2 maglie insieme a dritto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 maglie prese insieme e lavorate a diritto. Ripetiamo, 7 diritti e una diminuzione, ossia 2 maglie lavorate insieme a dritto per tutto il giro. Ferro successivo, lavoriamo tutte le maglie a dritto. Giro di diminuzione. Posizioniamo bene il ferro, spostiamo in avanti le maglie da lavorare, passiamo il marcapunti e lavoriamo in questo giro 6 diritti
e due maglie prese insieme a diritto. Ripetiamo per tutto il giro 6 diritti e 2 maglie lavorate insieme a dritto. Giro successivo, tutto a diritto. Giro di diminuzioni, passiamo il marcapunti e lavoriamo 5 diritti, 2 maglie insieme a diritto. Ripetiamo per tutto il ferro 5 diritti e 2 maglie insieme a dritto. Il giro successivo tutto a diritto. A questo punto del lavoro abbiamo 36 maglie sul ferro. In questo giro dovremmo fare tutte le maglie in diminuzione, quindi lavoriamo consecutivamente tutte le maglie col punto 2 maglie prese insieme a diritto. Quindi iniziamo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sette, otto, nove, passiamo a lavorare l'altra metà delle maglie. Di nuovo, tutte e due prese insieme. Dieci. Undici. Dodici. Tredici. Quattordici. 15, 16, 17, 18. Abbiamo ora
18 maglie sul nostro ferro. Giro successivo, nuovamente tutto di diminuzioni, quindi alla fine avremo 9 maglie sul ferro. Cominciamo con le nostre maglie, le due maglie prese insieme a diritto, quindi una, due, tre, quattro. Passiamo questa maglietta solitaria insieme alle altre, giriamo il lavoro, ok, abbiamo le maglie posizionate. Queste sono le maglie finali della nostra lavorazione. 9 maglie. A questo punto, per la nostra gioia, non dobbiamo far altro che tagliare il filo . Infilare il nostro ago da lana e a questo punto non dovremmo far altro che passare questa codina dentro le 9 maglie che abbiamo sul ferro. Quindi le facciamo scorrere in questo modo e iniziamo ad infilare l'ago maglia per maglia. Questa è la parte dove è finito il lavoro, questa è la maglia iniziale del giro, diciamo. Iniziamo da questa, quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, 9. Togliamo marca punti, togliamo il ferro, facciamo scorrere il filo intorno alle maglie e chiudiamo tirando bene bene. A questo punto possiamo far passare il filo attraverso qualche maglietta e inserirlo all'interno del cappellino. In questo modo, dopodiché al suo interno andremo a fermarlo perfettamente con qualche passaggio di sicurezza per poi nascondere la codina e tagliare il filo. La stessa cosa andremo a fare con la codina iniziale. Ed ecco qua il nostro cappellino completato. Vedete, ha un bellissimo bordo, molto particolare, è molto elastico,
e ha una coroncina bella pulita. È perfetta. Anche questa volta vi ringrazio per aver seguito il mio tutorial, vi auguro un buon lavoro e vi rimando al prossimo video. Ciao a tutte da Lilla.